Sindaco, allora stamattina si inaugurano i due nuovi ascensori che permettono a Rignano di abbattere le barriere verso la stazione, in sostanza. Beh, oggi è una grande soddisfazione per questa comunità, perché dopo circa 150 anni, se non erro, il tratto ferroviario fu inaugurato nel 1863. Finalmente le persone meno fortunate riescono a raggiungere il binario 2 in sicurezza e tranquillità, quindi mi riferisco ovviamente alle persone disabili, alle persone, agli anziani, alle mamme con tutte le problematiche ovviamente che ci sono in questo senso, per cui oggi è una giornata molto bella. È stato un investimento doppio di ferrovie e del comune, che però adesso si occuperà della gestione. Ma direi che è stato un investimento triplo, perché ovviamente il comune ha fatto la parte di investimento quello in Piazza della Repubblica, che è cofinanziato dalla Regione Toscana, e quindi ringrazio l'assessore Ceccarelli, è stato sempre vicino a questo investimento e quindi siamo riusciti a portarlo al termine. Mentre l'altro, sul lato Arno, è un finanziamento esclusivo di RFI. Per cui ecco, un ringraziamento ovviamente a Ferrovie e alla Regione Toscana che ha contribuito a questa bellissima opera. Solo pochi anni fa c'era lo spremi agrumi qui, che ha cambiato molto questa piazza. Non me lo ricordi, perché lo spremi agrumi, devo aggiungere, lo chiamavano in tanti nomi, lo spremi agrumi, la cosa, il barattolo, cioè decida lei come lo vuol chiamare. Sì, è vero, era un vecchio ascensore costruito negli anni 90, per Italia 90 se non erro, tra l'altro fatto da Toraldo di Francia. Le garantisco che non è stato facile convincere la sovrintendenza, che ringrazio pubblicamente perché ci è stata molto vicino e ha contribuito anche nel buon esito di questo risultato, di convincere, dicevo, la sovrintendenza a demolirlo, però d'altra parte era un qualcosa che non ha mai funzionato, era anche brutto a vedersi, quindi ecco, vorrei sottolineare il fatto, oggi si tratta ovviamente oggi di inaugurare degli ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma questo sono uno step che poi ovviamente vedrà uno step successivo che vedrà la riqualificazione dell'intera piazza, quindi il progetto approvato dalla sovrintendenza qualche anno fa prevede non solo questo ma anche ovviamente tutta una riqualificazione che già è partita, come può vedere, perché la piazza non è più quella di qualche anno fa. La stazione ferroviaria, io vorrei sottolineare anche questo proprio per ringraziare ancora RFI, ha tutto un altro aspetto, non solo estetico, perché è stato completamente ristrutturato il capannone ferroviario, ma anche funzionale, perché grazie all'aiuto di RFI in collaborazione con il Comune abbiamo ampliato e migliorato il parcheggio e abbiamo aumentato i posti auto di circa il 50%, 23 posti auto in più. E poi ecco, mi lasci ancora dire l'ultima cosa, noi non ci fermiamo qui, il nostro sogno era quello di portare le persone con qualche difficoltà di deambulazione dal plesso scolastico fino ad arrivare agli impianti sportivi. Siamo arrivati in Piazza della Repubblica e i prossimi anni arriveremo agli impianti sportivi. Abbiamo già un progetto in fase di esecutività, con l'approvazione tra l'altro della sovrintendenza, e attraverso, come lo chiamo io, il percorso del binario 2, arriveremo con una passerella agli impianti sportivi. Ecco, a quel punto il nostro sogno sarà, perlomeno su questa parte, sarà completato, perché finalmente i ragazzi, i nostri amici Luigi e Riccardo, e in Italia le garantisco che ci sono tanti Luigi e Riccardo, dalla loro abitazione e dal plesso scolastico potranno raggiungere in sicurezza e in tranquillità, perché no, vedendo anche un bel panorama, perché come può vedere c'è anche un bel panorama, i nostri impianti sportivi. Ecco, a quel punto per noi sarà un altro giorno di festa.